Gasparri incazzato nero sulla questione magistratura e tutti i problemi legati alla questione Albania. Ed oggi siamo qui per andare ad analizzare il dibattito tra Gasparri e Beatrice Lorenzin, che se ne sono dette di tutti i colori. Ma prima di iniziare, io mi presento, sono Massimo Salvati e vi do il benvenuto su Speedy News. Inoltre, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel mi piace e un commentino per farmi sapere cosa ne pensate. Inoltre, se volete sostenere il canale, vi invito anche ad abbonarmi. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, iniziamo subito con la visione. Ora, intanto diciamo delle verità. Dicono bugie, 800.000, adesso 800 milioni, prima era 1 miliardo oggi, già vedo che hanno ribassato la bugia. Lei ha detto una cosa corretta, Sono sempre una 130 milioni. Io prudente. non ho interrotto la bugia, quindi vorrei Scusi, ma parlare che, qual è liberamente. la cifra? Prego, Un prego. No, miliardo? non vi, Almeno la non vi parità dello spazio accavallate, alla non vi verità. le 800 milioni è una bugia. Oggi in aula hanno detto 1 miliardo, quindi la bugia è variabile, deve essere una bugia. Lei ha Qual è la detto del verità? debito una cosa più corretta. I 130 milioni però del debito sono in un anno, non adesso. Sì. Quando sarà funzionato? Perché non funziona? Se vuole le leggo tutti i comizi dei magistrati, la giudice Albano che fa le sentenze come dice lei, il giudice Gattuso che parla a sproposito della Germania nazista, poi va lì Santa Lucia a Bologna a fare un comizio, la magistratura fa i comizi. Poi le faccio notare un particolare. All'Assemblea per i 60 anni di Magistratura Democratica, la corrente della sinistra che fa l'uso politico della giustizia come pratica di vita, tra i relatori c'era Landini. Poi Landini qualche giorno dopo ha detto che ci vuole la rivolta. Poi ha detto che non era la rivolta, era la rivoltina, non era la rivoltella, era il guanto da girare. Dopodiché, dopo quelle frasi, a Scatasuna, centri sociali di Torino, tirano bomboni con il cloro alla polizia, feriti, disastri. Quindi Magistratura Democratica da che Dai, parte su. sta? Perché a Torino non si fanno indagini? C'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Io le vedo in tutti i telegiornali le facce di quei teppisti che aggrediscono la polizia. Non vedo inchieste, non vedo arresti. Allora non è che Magistratura Democratica e le correnti. Guardi che a Torino c'è un magistrato che ha tenuto sotto inchiesta per 12 anni, 13 anni, un ex parlamentare della sinistra Esposito, ed è lo stesso che ha accusato dei sindaci, compreso Fassino, poi assolti, è lo stesso che ha accusato Molinari della Lega, poi prosciolto. Ma questi magistrati che sbagliano, nessuno li colpisce. E a Torino, perché non se la prendono con la Scatasuna? Quindi noi facciamo una politica di accoglienza e di fermezza. E il decreto di oggi, che Lorenzin non ha letto, allarga ancora di più gli ingressi. Questo governo ha programmato oltre 400.000 ingressi in 3 anni, che è una popolazione quasi pari al Molise. Però noi li vogliamo far entrare per lavorare, non per dargli in pasto alla famiglia Soumahoro, che manda uno in Parlamento nelle liste di Fratoianni e invece i parenti a sfruttare i loro connazionali. Ho Questa è capito. la politica della sinistra. Allora, Soumahoro che aveva gli stivali sporchi di fango e la faccia rossa di vergogna. ora mi faccio Questa è la vedere. sinistra italiana, Sì, ma non parlate di razzista. demagogia spiccia. Mamma Non andate a vincere le vostre è la liste verità. tutti i Sul giorni. tema Non dell'immigrazione, siete neanche una. la nostra Camilla Romana Bruno è andata a raccogliere il parere dell'ex ministro degli interni Marco Minniti, che, come ha ricordato Martelli, quando fece quello che fece, a sinistra non ebbe tutto questo, diciamo, favore. Ecco. Gli dissero, mi ricordo, quando fece un'operazione di sgombero alla stazione centrale di Milano, questo lo ricordo con esattezza, gli fu detto che era un modo incivile di fare e che andavano avvisate prima le istituzioni, in modo praticamente che se le avessero avvisate lì non ci sarebbero stati quelli per cui avrebbero fatto l'operazione, quindi cose assurde. Quindi era uno di centro-sinistra del governo di centro-sinistra che aveva fatto delle cose che non furono apprezzate. Siamo andati ad intervistarlo per sentire cosa dice su questa situazione odierna. Prego. Buongiorno Presidente, Buongiorno a lei. buongiorno. È cominciata la sua collaborazione ufficiale con il governo Meloni. Sarete impegnati soprattutto in Africa con il piano Mattei. Ecco, questo piano secondo lei può funzionare anche per aiutare da un punto di vista dell'immigrazione? Il piano Mattei è un'intuizione giusta. Nei prossimi 20 anni il futuro dell'Africa sarà molto intrecciato con il futuro dell'Europa e l'Italia è il punto di collegamento tra questi due continenti. Per quanto riguarda la questione immigrazione, Albania, il piano Albania è un piano che può funzionare? L'idea di avere un paese terzo
che gestisca le presenze migratorie e diventi una base di rientro e di rimpatrio mi sembra sinceramente una scelta emergenziale. La via maestra è semplicissima: favorire gli ingressi legali, fare accordi con i paesi africani e con l'Unione Africana affinché ci siano canali di arrivo diretto gestiti dalla nostra rete consolare e diplomatica. Così si garantisce anche la certezza delle persone che arrivano. Nel momento in cui io ti consento di avere ingressi legali, tu devi accettare i rimpatri immediati di coloro che arrivano illegalmente. La chiave è proprio fare accordi con l'Africa, con i paesi africani, però quando lei li ha fatti non sembra essere stato così ben voluto dal PD. Le posso rispondere citando un carme di Catullo? Ecco, vede, Catullo era molto innamorato di Lesbia. Poi a un certo punto Catullo capisce che Lesbia non lo ama e scrive questi versi. Povero Catullo, smettila di dare i numeri e ciò che è finito consideralo finito per sempre. Vede, io nella mia vita ho sempre affrontato le cose così. Faccio le cose e quando le cose finiscono le considero finite per sempre. Oggi ci sono stati a Milano i funerali di Rami, il ragazzo morto a Corvetto. Queste rivolte proprio che noi abbiamo visto in periferia, in qualche modo, secondo lei, sono causate anche da un'immigrazione irregolare non gestita? Se il modello è quello di privilegiare gli ingressi legali e contrastare il traffico illegale, tra virgolette, l'integrazione diventa molto più semplice. La mia idea, per esempio, è nel momento in cui si aspetta la chiamata dall'Italia, farli studiare l'italiano. Integrazione è un pezzo fondamentale delle politiche di sicurezza. Chi dice che non c'è una relazione tra immigrazione non gestita e sicurezza è una visione un po' miope questa. L'immigrazione non vuol dire terrorismo, l'immigrazione non vuol dire insicurezza, ma è evidente che, diciamo tra virgolette, se c'è un percorso in cui viene favorita l'illegalità, nell'illegalità può succedere di tutto. Questo era il servizio in questione e io penso sinceramente che il piano possa essere in qualche modo interessante, anche se non sono convinto che effettivamente questo sia la soluzione definitiva al problema immigrazione. Io ritengo che ovviamente ci dovrebbe essere una selezione più dura dei migranti che si fanno entrare in Italia, e semplicemente fare un accordo con i paesi africani non credo risolverà la faccenda al 100%, in quanto molto probabilmente dobbiamo sottostare anche un po' ai permessi che vengono rilasciati dai paesi africani in questo caso. Di conseguenza non abbiamo mai la certezza al 100% che chi viene effettivamente viene per ottenere un futuro migliore e non per delinquere. E riguardo alle ultime parole, quelle legate al fatto che l'immigrazione non significa terrorismo o aumento della criminalità, io dico che è vero, non significa criminalità né terrorismo, però i dati testimoniano ovviamente una cosa opposta. E questo però è dovuto non al disagio sociale, come dicono Landini, Salis, eccetera, eccetera, qualsiasi essere umano di sinistra attualmente, ma è dovuto al fatto che queste persone presentano delle influenze culturali completamente diverse dalle nostre e di conseguenza sono inadatti a vivere all'interno della nostra società. Quindi come si evita tutti questi problemi? Come si evitano tutti questi problemi? A mio avviso, semplicemente con, come avevano detto prima, espulsione diretta in caso si commettono ovviamente crimini del genere, e filtrando il numero di immigrati e la qualità, tra virgolette, degli immigrati che vengono in Italia. E per qualità intendo il grado di istruzione e anche un po' la mentalità, i passi in avanti fatti per imparare ad esempio l'italiano, eccetera, eccetera, o comunque una lingua europea come l'inglese. Questi sono ovviamente cose che andrebbero, come minimo, queste sono proprio le basi, che andrebbero analizzate prima di far entrare un migrante in Italia. Detto ciò, io vi invito a esprimere la vostra opinione nei commenti
E vi saluto, ma prima di lasciarvi vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel mi piace e un commentino per farmi sapere cosa ne pensate. Inoltre, se volete sostenere il canale, vi invito anche ad abbonarvi. Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!